Per me in un'ora, un'ora e mezza ho fatto tutto. Aumentato e poi è calato. Perché era anche poi veloce, questa qui correva. Ciao da Agronotizie, oggi siamo a Marzeno, una piccola frazione tra il comune di Brisighella e il comune di Faenza, dove si fa la conta dei danni dell'ultima alluvione. Qui è esondato il fiume Marzeno, travolgendo case e impianti di aziende agricole. Siamo venuti qui sul posto per monitorare la situazione e abbiamo avuto modo di parlare col signor Remo, proprietario di un frutteto, di un impianto di frutta, che è stato appunto alluvionato per la terza volta. Questa azienda qui l'ho presa sì, da qualche anno, ma la conosco da una vita e per la quarta volta, terza volta, si è alluvionata. Qui avevo appena finito di rifare i campi nuovi. Secondo me l'alluvione non doveva arrivarci, invece questa volta ci è arrivata e mi ha tirato giù anche dei campi che ci avevo fatto l'antigrandine, l'antinsetto e via dicendo. Come molti miei colleghi che lavoriamo i terreni vicino al fiume, ci iniziamo a chiedere, ma qua dobbiamo continuare a lavorarli? O bisogna abbandonarli perché si diceva a maggio 23 che era 150 anni che non si vedeva un'alluvione del genere. L'abbiamo rivista dopo 15 mesi. La prossima, fra quanto c'è? Quando avevo 10 anni, ho visto qualcheduno che ha lavorato attorno al fiume, ma è 40 anni che non si vede nessuno fare manutenzione ai fiumi. Stanno diventando dei fossi, non più dei fiumi. E se le portate d'acqua che ci arrivano dal cielo ci dobbiamo abituare ad avere degli apporti d'acqua così importanti, bisognerà cambiare anche le strutture dei nostri fiumi. Bisogna iniziare a tenerli più puliti, in alcuni casi andrebbero anche allargati. Queste piante qui hanno, lo diciamo, si chiama la prima foglia, ecco, hanno il primo anno di vita, l'avrebbero fatto a febbraio. Però questa qui c'è tutta roba che è sparita e va riraschiato via il fango, tolto i detriti, che c'erano i tubi dell'irrigazione, c'erano i fili, va tolto tutto. Siamo sui 50.000 euro, se ne diamo conto tutto il lavoro da rifare, riperdo un anno, perché le piante inizieranno, producono questa varietà qui, produce dopo il quarto anno, quindi portiamo avanti tutto. Solo in questo campo qui ti parlo di 50.000 euro, dopo ne ho in altri due punti. Mi ricordo che ero piccolino, come dicevo, in questo podere qui ci sono sempre stato. C'era un argine che era 30 metri dal fiume, era un argine in mezzo all'azienda, in mezzo, a 30 metri dal fiume. Un argine di 1,5 m che l'avevano fatto, boh, forse ai tempi della guerra, forse anche prima. Dopo chi c'era, chi la coltivava, sai, non pioveva più, pioveva poco, in pratica questi argini li hanno tolti. Se oggi ci guardavo di là, dove ho avuto il danno, se ci fosse stato l'arginello, ne avrei salvato un bel po'. Quindi se ripianto, io faccio l'argine. Sopra le canne di bambù, perché le canne di bambù con le radici mi solidificano l'argine, che sarà un argine come quello. Io credo dei miei vicini, io ero l'unico che mi ero buttato svelto, fra virgolette, che avevo ripiantato dal danno del 2023. E altri miei colleghi non avevano piantato, come questo signore qui. Io gli dicevo che ero stato bravo perché ero stato veloce a ripiantare, ma stavolta ho sbagliato.